Iscriviti al canale. Attenzione agli inglesi. Spagna è sulle gambe, non ha più eroi. Madonna, come è girata l'inerzia. Ehi, il mio comandante preferito è tornato. Non coido, la gente in fondo mica ha giocato nei calcio per vincere. Ma a me sto culto del devi vincere, lo trovo veramente una follia. Cioè, nel senso, uno deve fare il meglio che può rispetto a quello che è. Se non vinci fai schifo, no? Se fai più di quello che ci si aspetta da te, stai facendo bene. Non è che devi per forza vincere. Allora, guardiamoci scapoli ammogliati. Vabbè, ma non è vero. Cioè, dai. Rieccoti. Come va là fuori? Manderei Giulia una scuola a calcio quando poterà? Sarebbe molto figo, devo dirti la verità. Non so, no, vedremo cosa aveva voglia di fare lei. Io non... anche godere delle piccole cose, delle piccole vittorie, delle piccole soddisfazioni. Stai andando bene. Ma quando sei la migliore punta in circolazione da diversi anni, sei il migliore marcatore della storia della tua nazione. È incredibile avere il bacchecato. Oh, capito, hai giocato del Tottenham. Che squadra di tutto rilievo, ma è del Tottenham. Cioè, è incredibile, sì, ma non è neanche così tanto incredibile. A parte, cioè, non è neanche così tanto strano. Quanti muri, Luke? Mamma mia, merda. Quello potrebbe fare la differenza. Madonna. Che bruttezza. Continua così, forza. Non è così incredibile, comunque. Cosa potrebbe succedere se Yamal fa il gol in partita al 92esimo? Adani scende in piazza, credo. La battaglia in furia là fuori. È il più forte, ma combatterà con onore. Anche Nerubiano poteva starci. Per chi non lo sapesse, io c'ho la partita al 78esimo e 30 secondi, quindi mi raccomando, in chat no spoiler. Io spoilerò a tutti, ma voi non spoilerate a me. Queste partite mi aiutano a passare il tempo. 78 e 45. Sta ultra baffando il pezzo in mano. La vita di Ubai c'ha il buddy. Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. Rizdoe, prendi il buddy. E chiappatelo il buddy di Yog. Che bello riaccelo subito, no? No, il tuo, quello di Yog. Prendi il buddy di Yog che te lo rubo, dai, in amicizia, e chiappatelo sto buddy, cliccalo, mettilo giù. Ti stanno puntando tutti. Sono l'ottantesimo al momento. Ma lo so che sono indietro, ma dove sono i vantaggi? Che tuo calciatore preferito è Dani? Pazzesco. Una battaglia estenuante. Rimettiti in sesto e torna a combattere. E a me tutti quei commentatori impostati che, mamma mia, sono proprio tristezza. Prendere cannella. Io sono cannella. Ottimo. Però davvero io credo che nel calcio ci voglia quello lì. Stavo pensando a cosa voglio. Ma questo shop de merda che ho creato. Ho creato io, quindi non me ne posso lamentare. Buon viaggio a tutti. Tutto forte.
stanno puntando tutti. Fa attenzione. Ormai inizia la scalata buio di piatture. No, in realtà è già iniziata, Dove si sa, Kai? Stamattina, oggi ho studiato con mio fratello. Bellingham stavo però l'ha guardato. Vediamo come un paio di colpacci da fare. Che prende lui dopo c'ha un sacco di triple, quindi prendere questi secondo me è molto figo. Bella per dopo scelta, molto tattica. E adesso triple la strega, tengo questi qua. Bella scelta, molto tattica, questi li tengo. Vediamo. Per dopo. Stanno puntando. Devo tutti. Devo rubare tutto. Fa attenzione. Non è riuscito. Lui deve avere delle robe incredibili. Non ha una mazza in campo. Ma veramente una mazza. Non fa male a niente. Il soldato Stider Odeo. Dove sono i tuoi pezzi al 6, Johnny? Dove li hai messi? Guarda quanti buchi intensi. Lui non c'ha niente. Vabbè, così va la vita. Ah, Thorin magari ci dà delle soddisfazioni. Che ne so. Speriamo. Che vi devo dire? Questo lo tengo per dopo. Oh oh, stai facendo carriera. Tanto io il prossimo turno devo comprare tutto, quindi secondo me sì, è buono prendere pezzo a 5. Prendo le uome a land, credo. The Akari, Seven Gets qui. Se riesci a stare in testa alla classe 85esimo. Attenzione, palla fuori. Cucureia nel mezzo. Ha fatto gol. Niente. Niente offside. Mi puzza di fuori gioco. Ma che c'ha lui? Ma che schifo è sta board, ragazzi? Ma che è sta merda? Davvero c'ha l'incubo ricorrente lui? Ma che è una board vera la sua? Mantieni la pressione. Io gli volevo rubare tutto. È una discreta porcheria. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Incredibile come non perda, vero? Lo trovo anch'io incredibile, devo dirti la verità. Se l'Inghilterra rimette in piedi, tra parentesi, è 2-2, io ve lo dico. Fa attenzione! Io ve lo dico. Ma perché non l'ho portato al 7? Ah, perché l'ho portato al 7. Pensavo, io sono sempre nell'idea che è Thorin. Non è Thorin. Lui che board c'ha? C'ha un board. Cazzo, lui. Non c'è nessuno che abbia una board di quelle possenti. Cioè,
avete la mia, lo è. Rieccoti. Come va? C'ha veramente la mazza. Cioè, c'ha tutti sti elementali che... E voilà, le ci sono fe. Ma dobbiamo fare cose. Ha pluto gli altri. Se mai volvo altri. Che cazzo è successo? Sbaglia, è successo il delirio. Il tuo incubo è il mio sogno. Implora misericordia. Non serve a niente, vero? Mi puoi tagliare una fetta o no? Dai! Togliere lui adesso. No, non lo credo. No, non lo credo. Qui beauty. Come va là fuori? Questo deve entrare, questo deve entrare, credo. Per il disturbo. Ma chi è che entra? Quello farà un bel po' di danni. Per forza fanno sugli incubi di gente, ragazzi. No, Noctumel non spona più. È una boiata averlo fatto su quello. Ma che ossa. Ha fatto un DHI tantissimo. Cioè ha finito, dai. Build pazzesco. Vince Spagna 2-1. Però pazzesco. Fare. Allora, io vorrei togliere lui.
Non ho la più palera di quello che io stia facendo. Oh, stai facendo carriera. Ehi, stai davvero creando una grande armata. Vuoi vedere il voodoo mio? Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle affatto. Stai andando bene. Non quello prende cosa, ma... Cioè, è meglio farlo su questo, che almeno Chupacabra si buffa. Se vi devo dire. Perché vorrei un Buzzkill per chiudere questa bolletta. Il Muguglio dovrebbe buffare Fiatezza, non di eroe. È che lui è veramente inutile. Vero? Trovo che Nocturne sia veramente inutile. E si gode, ti fa la Spagna? Io non ti favo, devo dire la verità. Perché ce l'avete così tanto con gli inglesi? Cioè, nel senso, non... È una cosa che... Una domanda... seria. Cioè... C'è un discreto odio verso una nazionale inglese. Puoi capire, rispetto alla Spagna. La Spagna è naturalmente più vicini gli spagnoli. Però gli inglesi non ci odiano. Poi gli inglesi bevono. Insomma, hanno anche dei lati positivi. Voglio Buzzkill. Voglio Buzzkill. Voglio Buzzkill. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Gli baschi. Gli baschi. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Dai, che un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Fanculo. Ops. Diamine. Facciamo divertire. No, non te lo so. Continua così, forza. Oggi ho fatto tiltare Thunder come mi hai chiesto. Io non te l'ho mai chiesto. Come hai fatto a far tiltare Thunder? Non erano più spocchiosi 3 anni fa, hanno praticamente festeggiato prima delle finali. E 3 anni fa hanno un po' si spocchiecchiato. Il problema è che poi esatto, cioè nel senso è questo che, quello che dico, che gli inglesi è vero che ogni tanto spocchieggiano, ma poi la pagano sempre, quindi non è che... Cioè sono degli sfortunati del calcio. Io te lascio di nulla. Cioè basket. No? Quindi in genere il pubblico è dalla parte dei perdenti, no? E invece noi siamo dalla parte dei... Però ci sai fare. Questa bolletta è un sacco esotica, però non possiamo dire. Allora, il mio avversario era ideati, c'aveva dei ideali. Non ne faccio niente, voglio taunt. Ma anche su di lui quasi. Questo qua non è. 10 triple. Ehi, stai davvero creando una grande armata. 10 triple. Hai la vittoria in pugno, sei in prima posizione. No, io non li vedo così spocchiosi come li vedete voi, eh. Posso chiedere il nome di questa build? È clamorosa. È la Chupacabra
undead build. Io mi pensavo la conosceste. Devo spiegare proprio tutto. Ma io prendo l'8% per brigare. Non è impossibile, capito? Andando lì. Dai, dai. Cioè lui comunque ha sculato, però vinco in modo abbastanza elegante. Grazie Pino. Ma secondo me ho acquisito una qualità di gioco sufficiente per arrivare a 14k. Poi devo mantenerla, però. Hanno un innato senso di superiorità. Poi in questi secoli hanno lavorato su questo aspetto per rendersi più simpatici. Ma quel fondo torna fuori anche senza volerlo. Io non lo vedo. Io questa cosa non la vedo. Però la posso capire. Ora sì, che si ragiona. Ho rivelato per trovare il corale. Oh, ma lui c'aveva il corale. Oh, che cazzo faccio? No, vabbè. Ragazzi, ma sono un cretino. Ma dai, ho appena detto il livello. Ho aggiunto un livello tale che c'erano due corali nello shop, non li ho rubati. Dai! Hai la vittoria in pugno, sei in prima posizione. No, però io parlo solo di calcio. Cioè, io parlo del calcio. Nel calcio, l'Inghilterra, visti proprio risultati alla mano, proprio un pacco. Cioè, nel senso, per quella che è stata negli anni, per quella che è soprattutto nell'ultimo periodo, ha raccolto zero. Quindi insomma, potrebbe anche essere anche dalla loro parte, per dire, no? Invece non lo siamo, non lo è nessuno. Ho dominato questa partita. Ma proprio con una facilità abbastanza imbarazzante. Letone! Bella Letone.